Ben ritrovati con Sette Sera, una casa fatta su misura, ma non solo, una casa che risponde a quello che noi davvero vogliamo ritrovare intorno a noi, perché fa parte questo anche del nostro quotidiano, del nostro benessere. Ne parliamo con Fabio Vicamini, buonasera, ben ritrovato, buonasera. Che è progettista e ideatore di casa ecodomotica LOPS. Ecco, due parole su questo progetto, perché poi entreremo nel merito proprio più specifico, anche perché è possibile visitare questa casa domotica e come è nata l'idea e di che cosa stiamo parlando. Poi andiamo a vedere quanto è importante, visto la sua qualifica anche di progettista, partire a monte, come dovrebbe essere in tutte le cose, in un progetto casa prima poi di viverla. Sì, siamo partiti dall'idea che non c'era esperienza di casa, di una casa tecnologica, moderna, adatta ad affrontare certo. La vita quotidiana di qualità. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito nello showroom, come se fosse calato dal cielo con un braccio meccanico, una villetta di 150 metri quadrati reale, solo reale ma particolare, molto particolare, nel senso che è una casa ecologica, quindi rispetta tutti i principi di ecosostenibilità. Abbiamo delle immagini, tra poco le vedremo, prego. E sono dei principi importanti che la gente inizia a capire, forse adesso un po' di più se ne parla, però in Italia siamo veramente indietro, siamo molto arretrati per quello che si può fare per il benessere delle persone. Ma perché? Perché voglio dire, siamo arretrati, io sono peraltro d'accordo con lei, mentalmente, ma se ci proviamo, questo è un esempio, stiamo vedendo in questo momento, anche riguardo a proprio all'OPS in specifico, agli attori che sono coinvolti, alle persone che ci hanno lavorato, lei in prima persona. Cioè, siamo avanti in Italia, non so come spiegarmi, cioè, a livello di professionisti e di competenze siamo avanti, però siamo sempre un passo indietro, per esempio se parliamo di domotica, se parliamo... C'è poca informazione, ecco, devo dire, ci vorrebbe sempre più informazioni, sempre più trasmissioni televisive come forse questa. Forse è colpa anche un po' di questo. Esatto, perché la gente arriva, è curiosa, è interessata a pensare a una vita più piacevole, di qualità, dove non inquini l'ambiente, dove non inquini la tua persona. Purtroppo ci sono pochi esempi di architettura e di costruzione di qualità e ci sono pochi posti dove andare a cogliere le informazioni necessarie. Tanti sanno che cos'è un cappotto energetico, però poi non sanno bene come che si meraviglia. Applica e non sanno bene che cosa vuol dire avere un cappotto energetico in una casa. Ad esempio non sanno che facendo un cappotto energetico devi fare anche un ricambio d'aria interno alla casa, perché sennò soffochi dentro una casa che ha un bel cappotto energetico. Certo, quindi proprio la conoscenza è importante. Mi verrebbe da dire, quindi le professionalità ci sono e lo vediamo con l'OPS, le esperienze ci sono come professionalità, certo, intendo, poi, oggi, bisogna educare. Oggi no? Il mondo è globale, quindi le informazioni viaggiano a velocità, certo. Alla luce. Quindi, nel concetto di educare, Fabio, quanto dal vostro punto di vista c'è ancora un rapporto non chiaro tra quello che potrebbe essere il permettersi una realtà di questo genere, insomma qualità e costi, perché questo è un altro aspetto per cui per molti è che meraviglia ma non me lo posso permettere, non è così? Ma no, non è affatto così, questo nel è senso, un altro cosa sono importante. Due fatti importanti: uno, che i costi in Italia non vengono considerati nell'arco di vita di una casa, ma uno dice quanto mi costa questa casa, oggi, un metro quadro oggi, oggi. E poi fa niente se disperdo un sacco di soldi negli anni, per cui consumo un sacco di soldi per l'energia, per l'elettricità, per il riscaldamento, per... alla fine quella casa mi costa un patrimonio. Certo. Se invece costruisco una casa passiva vuol dire che si autoalimenta e riesce a produrre l'energia necessaria per riscaldarsi, per utilizzare l'energia che serve nella casa, automaticamente questo risparmio mi arriverà nel tempo. Che cosa vuol dire, Vicamini, progettare una casa prima di abitarla, che mi sembra un'idea geniale ma molto lontana dalla quotidianità? Ecco, siamo abituati ad avere due mondi, no? Il mondo della costruzione, dove praticamente ci troviamo
case quasi tutte uguali, dove si vendono tanto al top, come dire, vado a comprare un'automobile e mi dicono che quell'automobile ha le ruote, ha il motore, c'ha i sedili. Certo. Lo stesso concetto è una casa, un bilocale con bagno, non sappiamo niente di quella casa, non sappiamo quanto consuma, non sappiamo che sistema di climatizzazione usa, come sono fatti i vetri, ecco, quello è importante, certo. Bisogna conoscere come è costruita una casa. Questo non avviene in Italia, i costruttori ti nascondono tutto, cioè ti fanno. E questo è uno svantaggio per i cittadini. A livello di leggi regionali, la certificazione energetica è un piccolo passo verso questa apertura, voi la riconoscete come un valore aggiunto? Sono valori importanti che pian piano si diffonderanno per forza ed è giusto che sia così. Del resto i consumi energetici sono uno dei problemi enormi che abbiamo in questo paese. Si parla di centrali nucleari, si parla di tante cose. Io penso che sia importante pensare a fare costruzioni che si alimentino da sole, che grazie a energie rinnovabili come tramite l'energia solare, l'energia del vento, si può fare in modo che ci siano case che vivono di dell'energia che riescono a produrre, autoprodurre. Ecco, abbiamo visto nelle immagini anche un arredamento che, come giusto che sia, fa un po' da abite, come quando c'è una cerimonia importante, una bella donna piuttosto, certo, che una sposa, che deve essere vestita nel modo giusto, così come la casa deve essere progettata, deve essere anche vestita nel modo giusto per essere più abitabile. Questa è la vostra esperienza? Ecco, questa è proprio la riflessione che è stata fatta dall'OPS, cioè noi abbiamo un mondo dell'arredamento che è separato dal mondo della costruzione, invece dovrebbero vivere insieme, perché se io costruisco una casa, nel momento che ragiono come costruire la casa, se ragiono con le persone per cui la devo costruire, è chiaro che si arriva a un concetto di vivibilità e di qualità della vita 100 volte superiore. Cioè io posso costruire una casa anche inserendo tutti quei piaceri e quelle cose che solitamente non vengono considerate, come, non so, il benessere, il fitness, la spa di casa, cose che se collocate nella maniera giusta e calcolate nella maniera giusta non incidono tantissimo sui costi, mentre mi danno la possibilità di vivere una casa di qualità e di bellezza e di piacere. Ecco, lei dice non incidono molto sui costi, perché quanto, anche al di là della ragionevolezza di quello che lei ci sta giustamente dicendo, ma c'è anche sulla progettazione a monte, sull'arredamento a monte, oltre che una soddisfazione, viene da dire, emotiva, visiva, anche un risparmio poi nel, certo, pratico. Perché una costruzione dovrebbe partire sul budget del cliente. Se uno studia, lavora su un budget, riesce a costruire una casa che sia a misura di quella persona o di quella famiglia. Logicamente ci sono dei costi che sono più alti se vado a inserire ad esempio del benessere, un centro benessere dentro, certo, della casa. Però se poi vado a considerare i vantaggi che questo centro benessere mi dà al piacere di vivere in casa, ai piaceri che do alla mia famiglia e ai vantaggi che ottengo tramite una vita di qualità, sicuramente la differenza si riduce tantissimo e anzi diventa un vantaggio, certo, enorme. Certo, il discorso del risparmio che si diceva prima. Abbiamo ancora un minuto, mi dicono, io stavo osservando attentamente le immagini perché è ovvia, scontata se vogliamo come domanda, ma quanto la tecnologia ha permesso, se ben sfruttata, se ben indirizzata, le nuove tecnologie, vedevo questo telecomando, vedevo queste, sì, questi movimenti all'interno. Noi abbiamo fatto del un accordo spazio importante con Biticino, che appunto è l'azienda top leader per quanto riguarda la domotica. La casa è veramente una casa del futuro, se io penso a qualcuno che deve comprarsi casa nuova o deve realizzare la ristrutturazione della propria casa, sicuramente dovrebbe partire da qua, perché potrebbe veramente arrivare a conoscere tutti i principi per una vita di qualità, quindi dalla domotica, quindi vuol dire controllare la casa in tutti i dettagli, cioè l'accensione delle luci, la sicurezza, certo, l'impianto di climatizzazione, tutto controllato tramite un iPhone o tramite sistemi di controllo all'interno della casa molto friendly, molto facili da usare. Certo. Le nuove generazioni poi sono bravissime, no? Sicuramente, poi sono, come giustamente le sottolineava, tutte cose molto semplici, vale la pena davvero di interessarsi. Dobbiamo salutare www.lops.it, interessante anche l'accenno sulla ristrutturazione, perché questa è un'altra considerazione importante per chi già la casa ce l'ha,
ma appunto deve metterci mano, come si dice. Ecco, grazie. Volevo accennare solo una cosa: se qualche cliente è interessato a venire a visitare la casa, sono disponibile a fare da guida a questa casa, perché penso che avere un progettista che ti spieghi direi tutti i principi è un grosso vantaggio, ecco, quindi basta chiamare l'Ops. È un appello, chiamate l'Ops e prendete un appuntamento e sarete guidati in questo percorso. Grazie ancora di essere stato con noi. Pubblicità tra poco.